vado se parto, sempre ammesso che parto. E la vita, la vita, e la vita è vera, è vera, basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sempre un giorno di festa. Buonasera gentile pubblico di Vivere la Vita, oggi siamo in compagnia con il nostro ospite del Macinino, locale diciamo storico di Sulmona che opera da molto tempo sul territorio. Buonasera. Buonasera, ci sono 34 anni che svolgiamo il nostro lavoro in maniera professionale, con passione, con devozione e soprattutto ecco, con quella voglia ancora di fare, di inventare, di dimostrare anche ecco, che a Sulmona ci sta ancora qualcuno che ha ancora voglia di fare, di produrre. E penso che insomma, per stare qui da 34 anni vuol dire che qualcosa di buono riusciamo a farlo, sempre però con umiltà, quindi, con educazione, perché la prima cosa è il rispetto verso i clienti, verso quello che poi offre anche la città di Sulmona, insomma, che alla fine per me è una bellissima città, soprattutto dal punto di vista solo retorico, storico, ma non solo, io credo ancora nella nostra cittadinanza e quindi penso che insomma che guardando anche il mio locale, guardando anche la clientela, insomma, cerco di svolgere il mio lavoro in maniera, ecco, lo ripeto, in maniera professionale. Abbiamo trovato diciamo, difficoltà a individuare un momento dove stare poi con il nostro ospite per presentare anche questo antico mestiere nel nostro viaggio per ovviamente far vedere no, una categoria completa, perché effettivamente possiamo dire che a Sulmona c'è ancora chi lavora, quindi di questi tempi vedere che manca il tempo per una sosta perché impegnati nel lavoro direi che è un'immagine molto forte e molto significativa. Sì, penso di sì. Io spero ecco, che anche i miei colleghi abbiano, soprattutto quelli che intraprendono questa la mia stessa attività, la mia stessa professione, abbiano ancora questa voglia di, insomma, di fare, di mettersi in discussione. Perché? Perché dobbiamo rendere Sulmona una città, ecco, da un punto di vista professionale, diciamo, non è facile trovare sempre le parole giuste nelle interviste, però giustamente uno ci prova. Sappiamo che ovviamente poi i locali diventano salotti sociali, no? Sì. Perché una persona viene probabilmente al mattino per gustare un caffè, poi nella pausa della giornata, ma più volte, quindi diventa un momento di aggregazione e probabilmente si intavolano anche alcuni dibattiti che hanno poi un riflesso sulla vita quotidiana. Quindi quali sono i problemi della gente? Forse chi svolge questo lavoro li può cogliere ancora di più. Come no? Sicuramente sono quelli sportivi, perché sono quelli nel bar, si sa, le discussioni da bar, vuoi per il calcio, vuoi per lo sport in generale. La politica, ecco, diciamo insieme allo sport sono gli argomenti principali che di solito si intraprendono nel bar. Anche la vita sociale, anche la vita di tutti i giorni, perché si vive anche la quotidianità della gente che lavora, quindi che si alza la mattina presto. Aprendo per esempio alle 5 di ogni mattina. Aprendo alle 5 di ogni mattina si rende conto di come si sveglia la città, quindi di come va avanti la città, quindi c'è ancora gente che lavora in fabbrica, certo ce ne sono di meno rispetto agli anni passati, ci sta ancora gente, ecco, incontri chi lavora per esempio il pane, c'è chi va ancora a lavorare in ferrovia, insomma si guardano un po' a 360 gradi un po' tutte le varie categorie sociali. Quindi dalla mattina si ha per esempio una derivante clientela, a metà mattinata un'altra clientela, più quelle degli uffici. Sì, poi abbiamo anche un vivaio giovanile perché c'è l'Istituto Mazzara a fianco, quindi probabilmente si possono celare anche le gioie e le speranze di una popolazione giovane che sono tante in questo periodo, in questo momento storico. Beh sì, qui abbiamo sia il liceo artistico che il liceo classico, quindi si hanno quelle 300-400 persone insomma, di giovani che passano nell'arco della giornata. Certo non è che tutti vengono qui a fare colazione, magari, fatto però ci si rende conto, devono andare anche a scuola giustamente, poi ci si rende conto insomma che per quanto riguarda il futuro di questi giovani insomma c'è un po' di difficoltà, vuoi per lo status sociale, vuoi per lo status politico, però insomma
speriamo che il loro avvenire possa essere diciamo, migliore rispetto a quello nostro. Questa è la funzione sociale di questo antico mestiere del barista. Ora torniamo proprio allo stile di vita, quindi dicevamo che è sicuramente uno stile di vita che si apre al mattino molto presto, sì, per organizzare l'attività. Come vive lei la sua giornata? Come vivo la mia giornata? Io mi alzo tutti i giorni verso le 4:15, 4:20. Diciamo il locale ha la sua apertura dalle 5 del mattino fino alle 8 la sera. La mia giornata è dalle 5 fino alle 3:30 del pomeriggio, quindi praticamente svolgo normalmente le mie dalle 10 alle 12 ore al giorno di lavoro, sempre, ripeto, con passione e con devozione, perché questo è un lavoro che è fatto soprattutto di passione, perché farlo per 24 anni insomma non è una cosa semplice, quindi solo la passione e diciamo, ecco, l'amore per questo lavoro riescono a farti andare avanti, insomma. Sì, la dedizione è sempre un'arma potente che permette poi di ottenere un risultato lungo il tempo, anche una soddisfazione, diciamo che in questo modo i sacrifici vengono ripagati. Come è cambiato il locale lungo il tempo? Quindi è stato difficile mantenere tale attività per 34 anni? Sì, questa è un'attività di padre e figlio, diciamo noi abbiamo aperto nell'80 come torrefazione e come caffetteria. Abbiamo avuto varie evoluzioni, quindi abbiamo rinnovato il locale e giustamente va fatto anche un'indagine di mercato, perché giustamente negli anni il commercio è proprio cambiato in generale e diciamo che poi con l'esperienza, con anche l'aiuto, ecco, con l'esperienza di mio padre, con la mia passione per il lavoro, siamo riusciti, diciamo, nell'arco di questi anni a rimanere, insomma, ancora sulla cresta dell'onda, ringraziando il Dio. Soprattutto ringrazio i miei clienti, perché giustamente ogni attività vive il suo pane quotidiano, sono giustamente i clienti, e diciamo, l'ho rinnovato nel 2008 e ho dato proprio questa impronta, cercando proprio di dare un'impressione come caffetteria, quindi come un bar da prima colazione, diciamo specializzare soprattutto su un settore che poi è quello della caffetteria, che personalmente mi dà una grande soddisfazione. Sì, abbiamo un fattore comune, anche noi siamo sempre sulla cresta dell'onda, di onda tipo questo, un po' per sdrammatizzare, aprire, ma come anche riprendere un antico mestiere oggi è un atto di coraggio, quindi è stata una scelta di coraggio. Come no, ci mancherebbe, è stata una scelta di coraggio, perché tutte le persone si devono mettere in discussione. Oggi forse quello che ha perso un pochettino l'italiano è ancora la voglia proprio di il senso del lavoro. Si vive un po' ancora in un mondo ancora un po' virtuale, invece il mondo non è fatto virtuale, c'è una realtà. La realtà è la quotidianità di tutti i giorni, quindi alzarsi la mattina, avere voglia ancora, ripeto, di fare, di produrre. E come vedi, insomma, ringraziando il Dio, il mio locale è ben frequentato, così come so che altri locali sono. Io saluto i miei colleghi perché so che anche per loro è la stessa cosa, quindi è un sacrificio, quindi alzarsi presto la mattina e soprattutto, ecco, portare avanti ancora questa tipologia di lavoro. Diciamo forse quello che manca ai giovani, quella volontà di imparare. Quella volontà, quella voglia, sì, di... perché poi un antico mestiere non si apprende da libri di testo, da cultura, quindi si apprende sul campo. Allora, sì, io dico sempre che la mia esperienza l'ho appresa sul campo di battaglia. Poi possono servire diplomi, possono servire attestati, tutto quello che vuoi, ma se non lavori sul campo di battaglia, non lavori con le persone, non ti metti la tua persona a disposizione degli altri, non ti rendi conto di che cosa significa veramente questo lavoro. Questo è un bellissimo lavoro, ha le sue difficoltà, ci vuole i suoi sacrifici, però ti dà veramente tanta soddisfazione. La soddisfazione è questa, quella, ecco, di servire, di vedere la gente soddisfatta che viene la mattina, può essere un caffè, può essere una chiacchiera, perché poi il bar non è solo, io dico sempre, è un puzzle che va, diciamo, ogni pezzo deve costruire poi il suo dipinto, quindi è fatto di cortesia, gentilezza, disponibilità, qualità, servizio, cioè, non è facile, anche perché bisogna mantenere un contatto assiduo con la gente, anche essere predisposti al dialogo, perché come abbiamo già detto, nella sua funzione sociale il bar diventa anche ambito di confronto, di dibattito sui problemi
problemi che talora affliggono il territorio. Quindi il barista, oltre a svolgere un lavoro costante, metodico e a spendere sacrificio, deve essere disposto a mantenere questa disposizione fondamentale al dialogo, all'apertura mentale anche con i clienti, perché poi c'è questo detto che si dice: il cliente ha sempre ragione. Quindi bisogna vedere singoli casi, però bisogna anche essere preparati ad assecondare in un certo qual modo. Sì, come no, ti ripeto, ci vuole diciamo quel pizzico di intelligenza a volte, capire le situazioni, quando è il momento di parlare, quando è il momento di non parlare, quando è il momento di rispondere o non rispondere. Diciamo, ecco, per fare questo tipo di lavoro ci vuole una buona dialettica, ci vuole un pizzico di intelligenza. E soprattutto, ciao, e soprattutto ci vuole veramente tanta passione, perché solo la passione ti fa risolvere tutti i problemi, perché sennò altrimenti, ecco, si può cadere a volte nella banalità, basta a volte una virgola per non essere capiti, oppure anche per perdere un cliente. Per conquistare un cliente ci vuole una vita, per perdere un cliente basta una virgola. Lontana dunque la superficialità da questo lavoro, ma credo che da tutti gli antichi mestieri che abbiamo visto e tutti i lavori di questo mondo, possiamo dire. Ora rompiamo gli schemi, facciamo vedere qualche specialità, tipicità di questo locale. Noi sappiamo che già il nome richiama probabilmente all'espresso, quindi al caffè. Sì. Lavorate molto da questo punto di vista? Sì, lavoriamo moltissimo da questo punto di vista. Diciamo che abbiamo improntato tutta la nostra attività esclusivamente proprio sul caffè. Mio padre ha un'esperienza, diciamo, di 50 anni. Io ormai sono nel settore del caffè da 24 anni, 25 anni, quindi diciamo, il caffè è per noi è il nostro pane quotidiano, che cerchiamo, ecco, di servirlo, ci dedico la mia passione, faccio le mie miscele e cerco di rendere il caffè sempre più buono. Notiamo che si cela tanta creatività e tanto estro dietro al caffè, specie nelle varie stagioni dell'anno, come il cremosito, la crema mascarpone, diciamo non si presenta solo il caffè. Come no, la fantasia è la caratteristica principale che riguarda, diciamo, la caffetteria, perché non è solo, allora, dietro il caffè c'è tutta una lavorazione, c'è tutto un modo, c'è tutto un mondo, che il caffè, a noi arriva il prodotto, diciamo, finale, però dietro il caffè c'è una storia. C'è una storia. E poi tocca a noi, ecco, saperlo manipolare. Io la mia grande soddisfazione è quella di manipolare proprio il caffè, di toccarlo, di odorarlo. O manipolare il latte, per esempio il cappuccino si può servire in varie maniere, così come per esempio anche un caffè macchiato lo si può rendere, diciamo, e servire in maniera differente. Tutto sta a chi sta dietro il bancone, ripeto, a quella passione che uno ci mette nelle cose, passione che dovrebbe essere messa in tutti i lavori. E se noi indaghiamo l'arte di ogni mestiere, forse l'arte di questo mestiere è proprio quasi diventare complici col caffè, no? Quindi sì, trattarlo in un certo modo e non sicuramente farlo con la fretta, che poi si vede. No, ecco, il caffè, allora, io dico sempre alle mie ragazze, alle mie dipendenti, quelle che lavorano e hanno lavorato con me, che quando si serve un caffè bisogna guardarlo e osservarlo, e prima di servirlo bisogna rendersi conto che se è un caffè che si può servire oppure no. Ecco, quali sono i parametri per valutare un caffè di alta qualità, uno invece poi da buttare al lavandino, possiamo dire? Allora, diciamo, sono piccoli, posso dare dei piccoli consigli anche per esempio al consumatore di caffè. Allora, il caffè deve avere una schiuma di 2-3 mm, deve avere una colorazione testa di molo tendente a, diciamo, al nocciola. Diciamo, la casazzina deve essere ben calda e soprattutto, ecco, ci vuole una buona miscela, che è la cosa principale. Ci vuole una buona manutenzione della macchina, quindi una pulizia giornaliera, non settimanale, ma giornaliera. Perché? Perché per far uscire un buon caffè non è facile far uscire un buon caffè, bisogna starci dietro. Poi sappiamo che chi lavora in questo locale, ma come in tutti gli ambiti pubblici, deve sempre adeguare alle norme igienico-sanitarie, quindi questo è il primo biglietto da visita, sì, diciamo. Come no, ci mancherebbe, ci sono dei parametri da seguire, ci sono dei parametri di sicurezza, dei parametri dell'igiene. Quindi va curato in tutti i propri aspetti, sia il locale va curato da un punto di vista igienico, sanitario e di sicurezza, nonché la cura anche del personale. E
Quindi ecco, per far sì che un locale possa dimostrare la sua validità nell'arco del tempo ci vogliono tante piccole cose. Va bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite per questo tempo che ci ha dedicato, l'abbiamo un po' usurpato al lavoro e di nuovo buon lavoro. Grazie. Mi auguro che la vita le dia tante soddisfazioni ancora. Grazie, vi ringrazio, saluto Onda TV per la propria disponibilità e per avermi scelto come locale, saluto anche i miei colleghi e auguro sia buon lavoro a me che a loro. Bene, allora noi invece salutiamo il nostro pubblico e l'appuntamento con Vivere la Vita è sempre il lunedì su Onda TV. Buona serata e viva la vita! C'è chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto. E la vita, la vita!